La vitamina F è una classe di nutrienti importanti per la salute umana, composta da due gruppi di acidi grassi essenziali, acido linoleico, omega 6, e acido alfa-linolenico, omega 3. Questi acidi grassi essenziali sono chiamati vitamina F perché il nostro corpo non è in grado di produrli autonomamente e quindi bisogna ottenerli attraverso l'alimentazione. La scoperta della vitamina F risale agli anni 20, quando gli scienziati identificarono la presenza di acidi grassi essenziali negli alimenti e studiarono la loro importanza per la salute umana. Nel corso degli anni, la ricerca ha dimostrato che la vitamina F è importante per la salute della pelle, la regolazione del sistema immunitario, la riduzione del rischio di malattie cardiache, il controllo dell'infiammazione e il funzionamento del cervello. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un mi piace e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. La vitamina F è importante per la salute umana perché i suoi acidi grassi essenziali svolgono molte funzioni vitali nel nostro organismo. L'acido linoleico è importante per la salute della pelle, poiché aiuta a mantenere l'idratazione e l'elasticità della pelle stessa. Inoltre, l'acido linoleico regola il sistema immunitario, aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache e previene l'infiammazione. L'acido alfa-linolenico, invece, è importante per la salute del cuore, poiché riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, l'acido alfa-linolenico controlla l'infiammazione nel corpo, supporta il funzionamento del cervello e contribuisce alla riduzione dei sintomi dell'artrite. La carenza di vitamina F può portare a una serie di problemi di salute. La mancanza di acidi grassi essenziali può causare pelle secca e screpolata, caduta dei capelli, insonnia, depressione e infiammazione. Inoltre, una carenza di vitamina F può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e alcune forme di cancro. Per prevenire la carenza di vitamina F, è importante seguire una dieta equilibrata che includa fonti di acidi grassi essenziali come semi di lino, noci, pesce grasso, oli vegetali e verdure a foglia verde. E, importante però, non esagerare con il consumo di grassi, poiché una dieta ricca di grassi può aumentare il rischio di obesità e malattie croniche. Per garantire un'adeguata assunzione di vitamina F, è consigliabile seguire una dieta sana ed equilibrata che includa fonti di acidi grassi essenziali. In caso di dubbi sulla propria dieta o sulla presenza di carenze nutrizionali, è importante rivolgersi a un medico o a un nutrizionista per valutare la propria situazione specifica. Stai cercando il dottore specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!